Messaggeriamo. Salve. Rispolverando Messaggeriamo, voglio fare un video sull'arte e parlare di Iago, un bravissimo scultore italiano, famoso nel mondo, a ragion veduta, perché è veramente un grande. Quando ci si trova di fronte alle sue opere, non si può non sentire che questo qui è un grande. Io lo seguo da un po' di tempo e lo ammiro. Ho sempre notato che mi mancava qualche scultura dove si potesse vedere anche una bellezza estetica, diciamo, femminile, anatomica, del viso, perché non avevo ancora avuto occasione di verificarlo. Poi ultimamente qualcuno, un ex portuale, mi ha mandato in messaggio privato la fotografia del David al femminile che lui sta lavorando, penso da un annetto a questa parte. E l'ho guardato, mi ha fatto molto piacere perché un grande artista come lui affrontare lo stesso tema che io sto lavorando nel 1992 ufficialmente, ma è iniziato all'età di 9 anni, il mio sketch con il David, mi ha fatto piacere perché abbiamo individuato lo stesso tema. E faccio questo video per comparare l'inizio della sua Davida, o David al femminile come chiama lui, con la mia Davida, dove si vede che lui è ancora un po' acerbo. La sua Davida, il suo David al femminile, se non gli avesse messo il titolo e lo vedessi in mezzo a tante altre sculture, tipo anche certi manichini fatti molto bene, non emergerebbe, non si distinguerebbe. Mentre invece se io mettessi la Davida in mezzo a una serie di manichini anche fatti molto bene, risalterebbe la potenza, la forza, la femminilità, l'intensità della Davida emergerebbe. E i 32 anni passati finora sul tema della Davida si sentono tutti. In più la mia Davida ha una missione, è nata come scultura per comunicare il messaggio di pace, ma non limitandosi a dirlo, sono per la pace, fate la pace, non fate la guerra, sventoliamo la bandiera e finisce lì. No, la mia Davida vuole portare un messaggio di esperienza, un messaggio dove tu puoi sentire il beneficio, la compagnia, il senso di pieno che la pace può creare nella vita, sicuramente mia, e non sono l'unico al mondo che può usufruire di questa fortuna grazie a Prerabat, il mio maestro che ho tanto contestato all'inizio, giustamente, perché lui una volta disse non mi piacciono le persone che gli dici e dico sì, no, calma, disse, calma, riflettete, andate a casa, magari dopo un mese, 40 giorni, dopo una riflessione su una frase, una comunicazione che ti è entrata non solo nella testa ma anche nel cuore, sviluppi un'attenzione che ti porta a sapere di più. E la mia Davida è nata per questo. Per cui parlando di Iago, perché questo video è fatto mettendo in comparazione la Davida di Iago e la mia Davida, lo faccio non per dire quanto sono bravo, oppure quanto sono bravo anch'io, perché io lo so di essere bravo, ma questa bravura, questo talento non me lo sono costruito io. Un giorno non ho detto adesso metto lì, voglio diventare un bravo scultore.
è qualcosa che si è manifestato da solo e con la pratica sto affinando sempre di più, ancora oggi che ho 70 anni, l'affino sempre di più perché non c'è limite alla crescita. E per cui, tornando a Iago, io gli ho mandato anche un messaggio, non credo che mi risponderà perché immagino che abbia da fare, tanta gente lo contatta, ma gli ho mandato un messaggio sia attraverso il suo sito, dove gli ho fatto, cioè non vedere, gli ho messo il link di un video di 5 minuti dove si riassume i primi 27 anni della Davide, velocemente tutto il lavoro che c'è. E poi su Facebook, nella pagina di Facebook che ha, gli ho messo una fotografia della Davide, questa qui. Se mi contatterà sarà bello conoscerlo e parlare con lui dell'arte, e di quello che si può fare e vedere che cosa porterà, no? Può portare anche semplicemente la soddisfazione di aver parlato, di aver comunicato con un artista che sa quello che sta facendo, ma lo sa non nel senso che sa, è cosciente. Infatti quando parla Iago nei suoi video io lo ascolto in maniera affascinata perché si sente che è piombo, è dritto, è consapevole, dice delle cose vere, profonde, che fanno la differenza tra chi è un grande artista, un maestro, e chi non lo è. Lui è un maestro, secondo me. Nel marmo fa delle cose strepitose, la pelle che si è inventato è qualcosa che ti trapassa, ti aggancia e ti tiene in una compagnia che non si può spiegare con nessun linguaggio, ma si può sentire solo con l'essere coscienti, con l'essere di fronte a una bellezza, dove puoi anche smettere di pensare, sei semplicemente assorbito. Per cui questo video è fatto perché ho notato che abbiamo delle cose in comune. Questa Davida che lui sta facendo, io la chiamo la Davida perché Davida al femminile è la Davida, ho sentito in un video che ho pubblicato nel mio Facebook che hanno intenzione di metterla nel porto di Napoli. Ed è la stessa cosa che piacerebbe fare anche a me. La mia Davida mi piacerebbe che potesse essere messa nel porto di Ravenna, perché nel porto di Ravenna sono successe tante cose per quello che riguarda l'avere scoperto e il prendere vantaggio dalla pace che ha origine nel mio cuore. E che bisogna solo sentire, starci in compagnia, in silenzio, no? In silenzio. E così la si conosce e se ne prende vantaggio, si abita questa pace, non va sprecata, cioè non passa inosservata. Il carico di nutrimento non va perduto, ma entra nella mia anima e mi nutre, e mi fa stare bene e mi fa crescere. Per cui qui chiudo il video perché voglio cercare di stare molto breve e voglio riconoscere a Iago tutto il merito per l'arte che ha espresso e dirgli che la Davida che sta facendo lui è un po' acerba, gli mancano molte cose, è un po' sgonfia, non ha forza, è una donna bellina, fatta bene. I capelli sono anonimi, sono dei ciuffetti così, mentre il David ha una testa di capelli fenomenali, come anche la mia Davida. Poi i capelli che ha adesso non è l'unica soluzione, ne ho passati tanti di modelli, adesso non so se riesco a rintracciare i vari video e farveli vedere. Però Iago, sei un grande, stai facendo delle cose enormi, ma sul tema della Davide, purtroppo, se ti può dispiacere, ma non credo, se sei un grande non può dispiacerti, io sono più ferrato di te. Non perché ho fatto un pensiero, ho detto adesso io faccio la Davide, faccio il David, dopo un ragionamento mentale. È partito tutto attraverso un gioco.
sono stato flashato all'età di 9 anni da una fotografia del David, sui suoi addominali qualcosa vibrava, mi ha affascinato e sentii subito la voglia di provare a imitarlo, a farlo anch'io. E sono qui dopo 70 anni a continuare a fare questo sketch. Le cose che ho trovato sono state tutte magiche, come anche il fatto di passare dal David alla Davida è stata una magia che magari racconterò in un altro video. Questo video serve per mettere in comparazione la Davida di Iago con la Davida di Montelli e lasciare a voi, non dico il giudizio, ma l'emozione di sentire se entrambe possono essere considerate opere d'arte. Io lo so che la mia Davida è un'opera d'arte, non perché l'ho fatta io, perché ho anche cercato di non farla più, di smettere di fare questo lavoro di ricerca sulla Davida. Ma qualcosa ha preso il sopravvento e mi ha detto no, tu devi continuare. E sto continuando. Per cui vi ringrazio per l'ascolto, saluto Iago se per caso dovesse vedere questo video e gli rinnovo la mia profonda stima, che non credo cambierà mai, perché anche se dovesse morire adesso Iago, quello che ha fatto è già sufficiente perché lui abbia un posto che brilla nel firmamento degli scultori italiani. A me non interessa avere un posto che brilla, a me interessa vivere bene, essere contento, essere in pace e quindi vivermi il successo reale che è dato ad ogni essere umano, il successo che ti riempie, che ti dà il vero gusto pieno della vita. Vi saluto e vi bacio con tutta l'arte che c'è nel mio cuore. Ciao. Ciao Iago. Messaggeriamo. Messaggeriamo.